Ciao a tutti, oggi ci troviamo a Pieve di Cento. Siamo venuti a trovare il nostro consigliere comunale che purtroppo ha dovuto assistere ad un episodio vergognoso durante la discussione di una mozione che riguardava problemi legati alla disabilità. Il Movimento 5 Stelle è da sempre attento al tema della disabilità. E lo abbiamo voluto dimostrare anche questa volta prendendo spunto da una buona iniziativa che ha preso piede in Regione Liguria e la volevamo portare anche in Emilia-Romagna. Si tratta del progetto Bandiera Lilla, nato dall'idea di un'associazione senza scopo di lucro e che prevede la promozione del turismo accessibile. Funziona sostanzialmente come bandiera blu per le nostre località balneari e prevede un riconoscimento, la bandiera lilla appunto, per quei comuni che si dimostrano sensibili a questa tematica. Inizialmente era previsto che per i comuni che volevano aderire a questa iniziativa ci fosse la sottoscrizione di un protocollo dalla regione di riferimento. Adesso invece c'è stata un'apertura per cui qualsiasi comune che volesse partecipare all'iniziativa di Bandiera Lilla può richiederlo autonomamente. A Pieve di Cento abbiamo presentato il progetto Bandiera Lilla per l'accessibilità, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e abbiamo chiesto inoltre all'amministrazione comunale di impegnarci nella ricerca di fondi appunto sulla disabilità, sull'accessibilità. Giudicate voi se questa può essere una risposta accettabile. Molto brevemente, perché non bisogna mica perdere tempo su niente. Allora, qui ci sono tre pagine di una mozione dove si parla della Liguria, comuni della Liguria. Per cui le sorpassiamo tutte, arriviamo alla fine, ci sono due righe interessanti, che sono appunto la sollecitazione lì che dovremmo fare alla Regione Emilia Romagna. Noi non vogliamo portare via il lavoro a nessuno, per cui, essendo una bella idea vostra, portatela avanti voi, cioè ognuno fa il proprio lavoro. Voi avete i vostri rappresentanti in Regione, attraverso i vostri rappresentanti in Regione farete il vostro percorso. Qualora la Regione approverà questa bellissima normativa, solo allora noi potremo aprire la discussione e decidere se aderire o meno. Però solo allora, oggi, in questo momento, preciso momento, si tratta solo di dare aria alla bocca. Pertanto abbiamo già risposto. Visto che non è più necessario lasciar passare da parte della Regione, ripresenteremo la mozione in Consiglio Comunale, chiedendo al Comune di aderire direttamente al progetto Bandiera Lilla. Perché il Movimento 5 Stelle non si stancherà mai di perdere tempo dietro a tematiche così importanti.